Il borgo antico di Aradeo rivela ai visitatori, in occasione del Carnevale 2018, il suo scrigno prezioso, legato alla cultura e alla tradizione contadina, con la prima tappa del progetto culturale Luca Picanale, La festa vien coltivando. Si tratta di una rassegna dedicata alla rievocazione della tradizione contadina di Aradeo, alla terra e alle sue produzioni tipiche, voluta fortemente dall'amministrazione comunale. Il sindaco Luigi Arcuti e il vice sindaco Giorgia Tramacere hanno deciso, tra carri, spettacoli e buona musica, di inserire il primo appuntamento di Luca Picanale. Grazie alla Regione Puglia per quello che ha fatto per questa manifestazione con Luca Picanale, che è un evento che noi contiamo di portare avanti, perché indubbiamente porta ad elevare questo nostro paese ad un paese che possa dare un'immagine di tutto ciò che si fa, si produce e si coltiva in questa zona. Quindi i grandi prodotti locali che in questo momento sono i prodotti che possono dare un risalto e un futuro e una prospettiva a questo paese sono i prodotti che questa terra ha sempre offerto. E insieme al connubio con il carnevale sono delle cose che possono dare risalto a questo paese, a questa mia amministrazione e a questa prospettiva di paese che noi tutti ci auguriamo che possa dare risalto a tutto l'entourage salentino. Luca Picanale narra la storia legata alla tradizione contadina di questa comunità con la mostra fotografica Dalla terra alla tavola, i sapori del Lasso nei secoli, curata dall'associazione aratayon.it. La nostra associazione si occupa appunto di raccogliere le tradizioni sia della terra che proprio della cultura del luogo attraverso le immagini fotografiche che ci pervengono da varie fonti. Luca Picanale conduce poi al percorso degustativo guidato lungo il piazzale del municipio di Aradeo, dove le produzioni tipiche della terra del Lasso deliziano tutti i presenti. Dal pomodoro da penda, che viene considerato un prodotto di eccellenza in questo momento perché viene prodotto senza acqua con un sistema che permette di avere una qualità maggiore. Da lì possiamo passare allo zafferano, da lì passiamo alle uova che non sono stressate, prodotte da galline che sono in una situazione ruspante, la produzione del vino locale, la produzione dell'olio, dei legumi che possono essere prodotti particolari che possono essere degustati anche sul territorio con i progetti che abbiamo in animo di portare avanti con la degustazione e con tutto quello che può servire ad aumentare il reddito pro capite di questo paese che punta molto sulla cultura, sulla gastronomia e su tutto quello che è correlato alla produzione artigianale. L'idea infatti è quella di far scoprire ai salentini e ai turisti le nostre radici e la nostra identità. Alla fine dello sforzo di raccolta i contadini in passato e tutta la comunità festeggiavano banchettando e assaporando quella cucina che era povera ma ricca di prodotti di grande qualità che solo questa terra sa produrre. Bisogna valorizzare il nostro territorio. Io ho guardato al mio pastificio come un germoglio dell'artigianato italiano che con impegno è rifiorito. Siamo riusciti a recuperare questa cultura che è lo zafferano, è una cultura che non ha bisogno d'acqua, per cui in questo periodo di siccità, di emergenza idrica va più che bene. Questa è una tradizione di Aradeo e di tutta la zona dei canali del Lasso, quindi della valle in cui questa piccola cittadina si è sempre sviluppata, ed è il pomodoro di Aradeo, appunto una biodiversità che abbiamo censito nel 2015 e la cooperativa Caradrane è custode e la riproduce. Luca Picanale erano infatti festeggiamenti che si facevano al ritorno dalle giornate di lavoro dai campi quando i contadini tutti insieme condividevano vivande tipiche e ballate. Una prima edizione di grande successo. Giorgia Tramacere che ha contribuito grandemente e una grande forza a fare tutto quello che si è fatto fino adesso. Almeno la ringrazio. No, non è vero, non è vero. Il sindaco è sempre molto grato a noi, ma in realtà siamo noi a doverlo ringraziare.